Ciao a tutti, sono Francesco Mazzoni, ho 19 anni, quasi 20, e benvenuti sul mio canale. È dal 2015 che non carico vlog su questo canale ed è da circa un mese e mezzo che non faccio video su YouTube. A volte è andata anche peggio, devo essere sincero. Comunque, avviso chiunque guarderà questo video, comunque tutti i miei iscritti o le persone che mi seguono, che sarà un video molto particolare, nel senso che io adesso comincerò a parlare di qualcosa, poi vado su tutt'altro argomento. Insomma, e si parlerà di un bel po' di cose, si valuteranno un po' di situazioni e beh, che dire, mi rendo conto di non essere molto attivo su YouTube in quest'ultimo periodo. Ho fatto un sacco di cose, sapete che io studio in una scuola di recitazione di cinema a Firenze e negli ultimi 2 settimane ho girato 2 cortometraggi per la scuola. Mi sono divertito molto, è stato anche molto stancante. Non è finita qua perché la prossima settimana sono a girare altre cose sempre per via della scuola, insomma. Ma quindi tutto quello che sto facendo adesso è tutta roba scolastica, comunque niente niente di ufficiale fondamentalmente, però mi diverte molto, mi fa capire un po' come funziona la vita di set. Sapete che io ho questo sogno nel cassetto di fare l'attore. Ed è un sogno che ho da quando ero un bambino, un ragazzino, insomma, e che quindi adesso sto cercando di fare di tutto pur di riuscirci, insomma, di entrare un po' nel mood della situazione. Vedremo un po' cosa succederà poi nella vita, se davvero sarà la mia strada e quello che davvero devo fare. Ho girato questi cortometraggi, magari voi vorreste sapere se questi cortometraggi sono visibili in rete, magari, oppure no, magari non ve ne frega niente, può essere tutto, per carità. Sappiate che, allora, abbiamo finito di girare da 2 settimane e ho fatto 2 cortometraggi. Uno è un genere di commedia, diciamo, l'altro è più drammatico come genere, una sorta di anche thriller, si può dire, una cosa un po' particolare. Posso dire che quando saranno disponibili questi cortometraggi, che poi ho fatto anche delle figurazioni speciali in altri video, quindi ruoli molto più minori con 2 o 3 battute, comunque li ho fatti. Quando saranno disponibili tutti questi cortometraggi? Saranno disponibili, boh. Ho sentito la scuola, mi hanno detto: siccome si stanno occupando del montaggio, gli allievi di regia, perché in questa scuola c'è un po' di tutto, c'è sia l'indirizzo di recitazione, che è quello che faccio io, che poi ci sono un sacco di cose da fare in recitazione, e poi c'è anche l'indirizzo di regia. Se ne stanno occupando gli allievi di regia. E se tutto va bene, questi cortometraggi, anche se magari vengono montati prima, però saranno pubblicati dopo gli esami. Noi abbiamo gli esami tra ottobre e novembre, fate conto, e quindi magari tra fine novembre, dicembre, se vogliamo andare ancora più in là, comunque questi cortometraggi dovrebbero essere online. Lo so, si va parecchio in là, ma state tranquilli che quando lo saranno farò sicuramente un altro video in cui vi racconterò magari la trama, quello che io ho fatto e tutto, e poi ovviamente vi lascerò tutti i link e le varie parti dove potete cliccare per andarli a vedere se la cosa vi può interessare. Quindi, questo primo punto l'ho detto. Ci sarebbero tante cose da dire su perché così pochi video, un po' per il tempo, un po' per la voglia, e forse diciamo più per la voglia che per il tempo, perché se uno avesse davvero voglia di fare dei video sul web continuerebbe a farli comunque. Quello che a me manca ultimamente, ragazzi, è l'ispirazione anche in qualche cosa che voglio dire, perché io ho sempre fatto video qui sul web in base a ciò che mi sentivo di raccontare dal profondo del mio cuore, no? Non so se mi spiego, nel senso, ho sempre mostrato, diciamo, cose che partivano dal mio profondo e sentivo il bisogno di doverle raccontare a qualcuno. Adesso ultimamente non c'è questo bisogno, non lo so, può essere l'ispirazione, può essere tante cose, insomma. Può essere che purtroppo sono passati 2 anni e mezzo e le persone che mi seguono o che si sono iscritte ultimamente al mio canale sono veramente poche. Siamo in 280 su questo canale, no? Più o meno. E siamo in 280 da diverso tempo. E voi direte: grazie, non carichi video. Ma io mi sono accorto che anche negli ultimi mesi, quando facevo video anche una volta ogni 2 settimane, comunque pubblicavo qualcosa o arrivavo con qualcosa, gli iscritti non è che aumentassero, anzi a volte diminuivano anche. Se che ho detto: ma forse allora mi conviene stare fermo per non perdere altri follower. Lo so, i follower non è che siano poi così tanto importanti, alla fine Sono uno. le 15:30. Grazie Macintosh. I follower non è che sono così tanto importanti, nel senso che uno dovrebbe stare su YouTube e raccontare indipendentemente dalla gente che ti segua o no. Però si sa, ultimamente YouTube funziona che più hai visibilità, più puoi andare avanti effettivamente, no? Se ti manca la visibilità,
ti passa anche un po' la voglia di andare avanti, non so se mi spiego, no? Perché comunque si basa su quello. Fate conto, a me mi hanno tolto la partner, no? Io ero partner, ci avevate fatto caso che ogni tanto spuntavano anche gli annunci pubblicitari prima di un mio video magari. Ecco, non ho più neanche quella, perché sono un canale piccolino e non rientro nelle normative aggiornate di YouTube. YouTube adesso vuole che per avere la partner devi avere almeno 1000 iscritti e devi totalizzare all'anno 400 ore di visualizzazioni, e io purtroppo non rientro in questi due canoni, e quindi partner levata, dopo febbraio non ce l'ho avuta più. Insomma, questa cosa un po' mi è dispiaciuta, perché comunque al di là del guadagno non guadagno, della monetizzazione che ci può essere o non ci può essere, io lo sapete, non è che l'ho mai fatto per quello, però era comunque una piccola soddisfazione avere magari il proprio annuncio pubblicitario davanti ai video. Ecco, non c'è più neanche quella, però nel senso continua, perché quando mi sento di dover condividere una mia opinione, una mia idea, di dover realizzare qualcosa, io lo faccio senza problemi. Sappiate però che purtroppo questo può comportare che per diversi mesi appunto non sia attivo qui su YouTube. Io comunque vi ringrazio, perché nonostante non siamo cresciuti, la gente ogni tanto se ne va, ma la maggior parte della gente comunque rimane. Non so perché, magari si dimentica che è iscritta a questo canale, può essere anche quello, oppure perché semplicemente non gli fa né caldo né freddo, o perché comunque magari gli piace che ogni tanto torno e dico la mia su qualcosa, insomma. E sentivo veramente il bisogno di fare questo video. Era da tanto che non facevo un video senza essermi preparato quello che dovevo dire, senza una scaletta, senza dei punti. Sì, ho dei punti mentali, delle cosine da dirvi, ma niente di che. E ringrazio tutte quelle persone che poi alla fine sono sempre le stesse quelle che guardano i miei video, no? Quindi ringrazio quelle 150-200 persone che visualizzano sempre, che non so mai se sono davvero sempre le stesse persone o se sono sempre persone nuove che però magari ci capitano per caso, insomma. Io comunque ringrazio sempre chi visualizza i miei video, chi magari mi ascolta fino alla fine, chi mette mi piace e ogni tanto anche chi lascia un commentino, perché sono cose che fanno sempre piacere. Bene, ora passo totalmente da un'altra parte, parlando del fatto che siamo in tema. Io torno quando siamo nel tema di qualche cosa, quando c'è magari Natale, Pasqua o Capodanno, non lo so. E ad esempio oggi io, mentre sto girando questo video, è il 10 di maggio, tra 3 giorni è la festa della mamma. Voi ovviamente entro questi 3 giorni vedrete il video online, però è la festa della mamma il 13 maggio. L'altro giorno riguardavo sull'hard disk i miei vecchi video, sapete, no? E ho ritrovato un altro mio vecchio video che non ho mai pubblicato qua su YouTube, che si chiama per l'appunto La Mamma. Così. E non è horror, non è l'horror la madre, attenzione. Per chi non lo sapesse, lo ridico anche qua. Io sono approdato qua su YouTube nel 2013, ma prima di arrivare qui su YouTube facevo già video da 2 anni, dal 2011, e li caricavo solamente sul mio profilo privato di Facebook. Per 2 anni sono stato lì. Ora non lo so perché questo video, pur essendo del 2013, effettivamente non l'ho messo su YouTube. Probabilmente perché sono arrivato dopo, perché questo video è di maggio del 2013 e io sono arrivato su YouTube nel tipo giugno-luglio del 2013, quindi sono arrivato qualche mese dopo. E quindi questo è proprio stato uno degli ultimi video caricati su Facebook, e avrei quindi la voglia un attimo di ricondividerlo con voi a fine di questo video. E quindi che posso dire? Posso dire che siamo arrivati anche qui alla fine. Devo molto a YouTube per tante cose, per essermi sciolto nel tempo, per aver condiviso le mie idee con tanta gente che comunque le ha apprezzate, le ha viste, che continuo ogni tanto a vederle. C'è gente che arriva adesso magari che vede una storia d'amore e mi fa i complimenti. Insomma, comunque, io sono contento. Se mi volete comunque continuare a vedere, o proprio perché magari sono talmente bello che non ce la fate a stare senza di me, sappiate che sono molto più attivo su Instagram. Infatti in descrizione vi lascio il link al mio profilo. Il mio nickname è questo qua, Franci Mazzoni. E ne approfitto anche per dirvi che ho anche una pagina Facebook, come sempre, e vi lascio il link anche di quella, e il nickname è Francesco Mazzoni. Facebook lo uso molto meno adesso, come tutti. Si va a momenti, ragazzi, i social network vanno a momenti, c'è poco da fare. Tra poco si userà tutti di più le storie di WhatsApp. No, non è vero, non credo proprio. Comunque, io vi ringrazio davvero di aver guardato questo video. Se siete arrivati anche a questo punto e l'avete visto tutto, vi ringrazio del vostro tempo, di quello che mi avete dato e di quello che continuate a darmi. Ci vediamo prossimamente per forza. Non so quando, non so per quale motivo, non so per quale ragione, ma ogni tanto sappiate che torno qui su YouTube quando voglio di dire qualcosa, quando voglio di raccontare, ci sono, ok? E ora vi lascio al video della mamma. Ciao ragazzi. Buonasera. Io ho dei seri problemi con mia madre.
Continui. Non lo so, mi sta sempre addosso, vuole sapere che cosa faccio, dove sono, con chi sono, se vado male a scuola mi riempie di ripetizioni. Ecco, diciamo che io vorrei stare un pochino di più nei miei spazi. Capisco. Lei deve capire che una mamma vorrebbe sempre il meglio per il figlio. Sì, ma io non posso dare sempre il meglio, lo capisce? Lei deve sapere che la mamma è la persona più sincera che lei possa incontrare in questa vita. È quella tipica persona che nel momento del bisogno non la lascerà mai. Che le vuole di un bene, ma di un bene infinito. Che darebbe la vita per lei. Quando eravamo piccoli e si cadeva di bicicletta, chi è che ci ritirava su? Chi? La mamma! Sì, la mamma, sì. Ecco. Considerate che la mamma sarà sempre quella persona che nel momento in cui cadrete giù sarà sempre pronta a ritirarvi su. Lo sa, mi sa che ha ragione. Mi scusi un attimo. Pronto, ma? Dove sono? Aspetta un attimo. Sto venendo a ringraziarti.